Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire quanto avvenuto nella mattinata di ieri a Salerno per risalire agli autori della rapina al Portavalori, una rapina che ha fruttato un bottino di circa 50.000 euro. I banditi hanno colpito un vigilante, gli hanno portato via la pistola. Dopo sono fuggiti a bordo di un mezzo che è stato identificato in merito al modello, ma ancora non si è risaliti a chi sia stato l'autore del colpo. Altra rapina, questa volta a mano armata, nel comune di Battipaglia. Il colpo è stato realizzato poco prima della chiusura di un negozio. I due malviventi sono entrati nel market a pochi metri dalla clinica Salus a volto coperto e si sono fatti consegnare l'incasso. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti e le indagini da parte delle forze dell'ordine. E ancora, giovedì sera nel convento San Pietro alle Marmi ad Eboli, mentre i monaci cenavano a piano terra, dei ladri sono saliti al primo piano per rovistare nei cassetti delle stanze dove i religiosi riposano, trovando le offerte raccolte durante la messa e scappando via. Sul caso stanno indagando i carabinieri.